Ok, ci siamo. Buonasera a tutti. Quello di oggi sarà il primo di quattro webinar che vi lasceranno letteralmente a bocca aperta. Il titolo del webinar di stasera è La gente la devi tenere al cinema. Sono sicuro di una cosa però, se vi dovessi chiedere qual è l'ultima volta che siete stati al cinema, voi non ve lo ricorderete. Perché? Perché è passato tanto tempo e forse le emozioni non sono state grandissime. Ma sono certo di una cosa, se vi dovessi chiedere qual è stata la vostra prima volta al cinema, voi lo ricorderete. La mia è stata Highlander, il primo Highlander, teste mozzate, sangue dappertutto, sono uscito terrorizzato dalla sala, però l'emozione è stata così forte, ma così forte, che Highlander è diventato uno dei miei film preferiti e il cinema una delle mie passioni. E allora, provate a ricordare anche voi l'emozione di quel momento, di quella prima volta che siete stati al cinema. Il senso di questo webinar sta proprio lì. Vero Fulvio? Ciao! Allora, ciao a tutti, benvenuti a questo primo webinar del nostro ciclo. La gente la devi tenere al cinema. Allora, perché questo titolo? Innanzitutto è una battuta del film del 1997, Boogie Nights, e questa battuta la fa Burt Reynolds. Burt Reynolds è un regista di un genere di film particolari. Anzi, diciamolo senza troppi giri di parole, è un regista di film hard che in questa scena che vediamo qui nella diapositiva, lui si sta rivolgendo assieme a un'attrice navigata agli altri due ragazzi neofiti del genere e sta parlando delle sue perplessità, perché lui ha già maturato una certa esperienza come regista, è affermato nel settore, però lui sta parlando di un argomento molto importante, ossia cosa sarà di me e quale sarà il mio ricordo che avrà, il ricordo che avranno le persone di me e della mia carriera. E lui allora inizia a parlare. Vedete, la gente non solo la dovete portare al cinema, ma la dovete tenere. E finito il film, si devono ricordare sia del film e ce la dovete riportare. Ora, in questo contesto mutevole, creare un link, una relazione che permetta alle persone di seguirvi e quindi di essere fidelizzate è sempre, sempre più importante. Ed è per questo motivo che noi abbiamo deciso di iniziare questo nostro ciclo di webinar, appunto, gettando questo amo e dandovi anche, come dire, un primo indizio, una prima chiave di lettura. Tra le altre cose, voi potete anche commentare questa diretta, indicandoci domande, suggerimenti, e noi possiamo anche mostrare i vostri commenti e quindi possiamo anche interagire con voi qui cercando di darvi, come dire, le risposte a tutto ciò che cercate. Alessio, tu che cosa potresti dire su questa affermazione? Guarda Fulvio, allora mi sento di aggiungere questa cosa. In molti si preoccupano di vendere di più, a nuovi clienti, però sono pochi quelli che si diciamo, approcciano ai clienti già acquisiti e li fidelizzano. Acquisire un nuovo cliente, cioè un cliente nuovo, è molto più costoso e difficile che vendere a un cliente che già ci conosce, già prova i nostri servizi e si fida di noi. Quindi la chiave di tutto è creare un link, come dicevi prima, e che questo link sia durevole nel tempo, sia una cosa, una relazione che duri nel tempo. Bene, allora sentite ragazzi, che dire, entriamo un attimo un po' nel vivo del nostro show e cedo la parola nuovamente a Dario che presenta le varie puntate che andremo man mano ad affrontare. La prossima, come vedete, tocca a me, il buono. Sarà il 14 maggio, sempre alle 18:30. Io sono un formatore, un orientatore. Insegno alle persone una cosa complicatissima, cercare lavoro e trovarlo. E sono anche l'autore di questo libro, un libro che qualcuno ha definito un libro di fantascienza, però effettivamente cercare lavoro e trovare lavoro non è fantascienza, è semplicemente questione di sapere bene quello che si deve fare. Io farei presentare Fulvio. Quando è il tuo prossimo webinar, Fulvio? Allora, invece, comunicare come MacGyver. Dunque, sono Fulvio, mi occupo di grafica, fotografia, ma soprattutto di produzione video e cerco attraverso lo storytelling di raccontare il business e i fatti, o
ossia anche alle volte raccontare gli eventi, quelli che possono essere eventi aziendali, piuttosto che anche diciamo tutte quelle manifestazioni di cui si sente il bisogno di avere una traccia, come dire, emozionale e molto forte. Perché comunicare come MacGyver? Perché in un contesto come questo, soprattutto al termine di questa pandemia, diciamo che siamo un po' tutti molto provati. Però anche con pochi mezzi vi farò vedere che è possibile comunicare e realizzare un prodotto di forte impatto, sia per raccontare voi stessi, ma anche la vostra azienda, piuttosto che la vostra attività. E lascio la parola al cattivissimo Alessio Arcero. Ahimè, il ruolo del cattivo è toccato a me. Beh, per chi mi conosce sa che non sono cattivo, però in questo caso mi tocca un semplice motivo, no? Perché il mio ruolo, il mio compito è quello di essere disruptive, cioè di essere la voce fuori dal coro. Allora, mi presento, sono un brand strategist e lavoro in una società di consulenza che si chiama Dichotomic Lab. Da 5 anni mi occupo di aiutare le aziende a differenziarsi e posizionarsi nel mercato. E nel mio webinar vi parlerò dell'importanza di avere una strategia di marketing per affrontare questo periodo di crisi, quindi come risollevarsi da questo momento difficile. Quindi mi raccomando, non mancate. Bene ragazzi, allora andiamo avanti. Prima di tutto, prima di lasciare la parola a Dario, anzi sapete che c'è, no, meglio se la lascio a Dario e vi spiegherà lui il perché. Ma lo dobbiamo dire adesso che raccontiamo il finale della quarta parte della Casa di Carta? Ma no? Sì, dai, facciamoci volere male, così almeno voglio dire, fin dall'inizio almeno siamo tranquilli, dai. Diciamo chi muore, no, dai, scherziamo. Il cartello di warning è necessario perché il brutto Fulvio ci dovrà far vedere qualche spezzone di film e quindi è necessario che sappiate che qualcosa ve l'anticiperemo. Ci sarà qualche spoiler, però sono film che di sicuro tutti avete visto, quindi non preoccupatevi, non vi sveleremo il finale della quarta parte della Casa di Carta. Diciamo che l'immagine che abbiamo messo comunque già si richiama a un famoso meme che gira spesso, o meglio, a una collezione di meme dove lo sguardo crudele di Dwayne Johnson, The Rock, che si gira e guarda molto storto il passeggero seduto dietro che fa un'affermazione piuttosto brutta. Però noi abbiamo cercato anche di realizzare un qualcosa non solo per darvi qualche input, ma anche un minimo per intrattenervi e anche cercare di raccontare in maniera il più possibile empatica quello che è, diciamo, una sorta di approccio, una sorta di viaggio. E Alessio, come al solito, ha cercato di contenermi, quindi abbiamo provato. Cioè, Dario, quante volte gliel'abbiamo detto, però la sua vena cinematografica prevale sempre. E non vabbè, ci siamo riusciti. Niente, dai. Comunque ne vedrete delle belle. Benissimo. Allora, la domandona di tutte, perché questo webinar, Dario? Raccontacelo un po'. Beh, in realtà dovresti saperlo tu meglio di me. Mi hai chiamato un giorno e mi hai detto: Dario, dobbiamo fare un webinar assieme e parlare di comunicazione, di come la comunicazione funziona nello stesso modo per fare un video o un curriculum. L'idea mi è piaciuta e all'inizio però ho pensato che fossi tu il cattivo, perché mi hai messo a lavorare a Pasqua, mi hai messo a lavorare a maggio, il 25 aprile. Poi però ogni volta che mi proponevi qualcosa, io, siccome ti dicevo sempre sì, va bene, questa cosa mi piace, e ti facevo il controcanto a ciò che tu mi proponevi, abbiamo capito che era necessario avere un cattivo vero, che tu non eri un cattivo, quindi ci siamo rivolti alla mano e all'aiuto di Alessio. Bene, ma allora diciamo una cosa, che comunque ora, allora, quando noi abbiamo studiato questo, la possibilità di collaborare assieme, è nata anche perché io e Dario siamo comunque frequentatori e membri attivi di una pagina LinkedIn orientata alla ricerca di lavoro. Quindi la compagnia del buon lavoro. Esatto, quindi ci siamo detti, ma c'è un percorso comune a queste cose? E sostanzialmente abbiamo capito di sì, anche perché ragionare sulla propria immagine, sul proprio curriculum vitae, piuttosto che ragionare sulla creazione di un prodotto grafico, comunque visivo, che sia un video, una foto, una campagna
oppure ragionare su una strategia di comunicazione, hanno comunque una radice comune. Quindi fino a un certo punto non diventano proprio dei prodotti fatti e finiti. E quindi sulla base di questo, come dire, abbiamo provato a fare una sorta di strategia, giusto Alessio o no? Posso raccontare un attimo alcuni retroscena? Ma tanto, che all'inizio ci volevamo chiamare il volo, no? Poi mi sono reso conto che l'unico con i capelli ero io, e quindi abbiamo optato per il buono, il brutto e il cattivo. Va bene, dai, sentite, abbiamo riso, abbiamo scherzato, adesso entriamo nel serio dell'argomentazione. Vai Dario. Sì, oggi il dialogo è violenza, la gente non ascolta, aspetta solo il suo turno per parlare. Non c'è nessuna causa che vale più del mio io, e questo è il fanatismo dei nostri giorni. Ma dove c'è un dialogo, non c'è violenza, non può esserci. Iniziamo a dialogare tra di noi, ci renderà diversi. Questo piccolo racconto mi è venuto una sera che guardavo il lessico civile. Però effettivamente ha un senso. Dialogare non può che avvicinarci. Dialogare significa lanciare un ponte verso l'altro, e quindi comunicare significa regalare qualcosa all'altro che lo porta vicino a noi. E in questo momento in cui siamo distanti, in questo periodo nel quale forse ci sono tre parole chiave: distanza, sicurezza e tecnologia, è importante intanto iniziare a comunicare tra di noi, perché diversamente non potremo fare in modo che i clienti si avvicinano a noi subito dopo che questa pandemia inizierà un po' a scemare. Però questa frase a me ha fatto venire in mente un'altra storia, la storia che riguarda Gandhi, il grande Gandhi, ed è questa. Una madre un giorno portò suo figlio da Mahatma Gandhi e chiese: Gandhi, per favore, di a mio figlio di smettere di mangiare zucchero. Gandhi rimase in silenzio, poi dopo un po' disse: riportami tuo figlio tra 2 settimane. La donna lo guardò perplessa e lo ringraziò. Non capì perché Gandhi le stesse chiedendo di riportare suo figlio dopo 2 settimane, visto che effettivamente doveva semplicemente dire di non mangiare più zucchero al figlio. Comunque, tornò dopo 2 settimane, Gandhi guardò il figlio e gli disse: smetti di mangiare zucchero. La mamma lo guardò stupito e gli chiese: ma perché hai detto, mi hai chiesto di ritornare dopo 2 settimane? Avresti potuto dirglielo subito. E Gandhi rispose: 2 settimane fa anch'io mangiavo zucchero. Questo significa che ciò che noi facciamo dobbiamo anche esserlo, e anche ciò che noi diciamo dobbiamo prima di tutto esserlo. Fulvio, ma allora, che adesso tocca a te, ci devi raccontare una bella storia. Ma in realtà io volevo lanciare un nuovo monito. Allora, io anticipo una domanda che voi potreste anche giustamente porci, ossia, allora, è un periodo difficilissimo, nel senso, siamo senza certezze, senza soldi, siamo anche relativamente isolati, quindi come possiamo fare una qualsiasi strategia se siamo in un contesto così brutto? Però in realtà, più che una storia, io vi voglio raccontare un fatto realmente accaduto, e cioè nella metà degli anni 70 c'era un giovane di belle speranze, di bella speranza, il quale stava scrivendo tantissime sceneggiature e che ha ricevuto una quantità veramente grande sia di insulti che di rifiuti, che stava quasi cercando altre alternative nella vita, ma lui non ha voluto demordere. Io vi voglio dire una cosa. Ha proposto la sceneggiatura a così tante case cinematografiche che ha perso di vista anche gli affetti, ha dovuto vendere il suo cane per pagare le bollette, e quando a un certo punto una casa cinematografica ha scommesso su di lui, e nonostante abbia avuto un budget di cane, è riuscito a produrre una delle più grandi perle del cinema. La storia di un giovane che è cresciuto sulla strada, che nonostante tutto riesce ad affermarsi. E sto parlando, rullino i tamburi,
Questa è la storia di Sylvester Stallone e di come è nato Rocky. Perché Rocky è importante come esempio in una strategia di comunicazione, soprattutto in un periodo così complesso come questo? Perché Rocky nasce veramente in condizioni difficili. Fate presente che una delle scene più famose è quella in cui lui corre al mercato. La troupe era così squinternata che il venditore che gli lancia un'arancia non era una scena prevista, ma aveva talmente pena di loro che gli lancia veramente un'arancia, come per dire, almeno hai qualcosa da mangiare. Una delle scene più romantiche, quella del patinoir, doveva essere prevedere tante comparse, ma non c'era budget nemmeno per quello. Addirittura allora cosa hanno fatto? Lui e Talia Shar si sono intrufolati in una pista di pattinaggio con il cameraman e di straforo hanno filmato la scena. E il signore che gli dice, il guardiano, guardate, io devo andare via, è veramente un guardiano che doveva andare via, poi gli hanno dato giusto un panino o qualcosa. Bene. In quel contesto lì è nata una delle perle della storia del cinema che, con un budget veramente risicato, è riuscito in quell'anno a vincere gli Oscar più ambiti e a dar vita a uno dei più grandi franchise cinematografici. Ora, Sylvester Stallone era veramente, perdonatemi il termine, alla canna del gas. Ma veramente. Ora, non vi nascondo che nella prima fase di quarantena, anche noi tre, che adesso ci vedete un po' spavaldi, abbiamo avuto le nostre titubanze, le prime settimane sono state dure. Noi tre comunque abbiamo, Dario lavora nella formazione, ha dovuto raccogliere i drammi di molte persone che rischiavano di perdere il lavoro o l'hanno perso, non sapevano cosa fare. Io e Alessio da Liberi Professionisti, insomma, abbiamo ricevuto una serie di mazzate che, voglio dire, lavorando con gli eventi sembrava di vedere una di quelle scene d'attacco terroristico in aeroporto con le voci dei voli aerei che si cancellano dal tabellone. Quindi, che cosa vogliamo fare? Vogliamo perderci d'animo? Assolutamente no. Possiamo tutti quanti avere la grinta di Rocky e utilizzare quello che abbiamo come farebbe MacGyver in una situazione di pericolo. Comunque, analizziamo meglio questo contesto. Vai, Dario. Sì, leggiamo nella slide che, come diceva il grande Bauman, questo contesto è liquido. Però il Bauman sosteneva anche che in questo contesto liquido, che muta così rapidamente, noi siamo passati da essere protagonisti del contesto a essere consumatori. Il problema però, secondo me, è anche un altro. Oggi noi non siamo solo consumatori, noi siamo produttori e consumatori allo stesso tempo. Produciamo e consumiamo ciò che noi produciamo. Un concetto un po' strano, quello di prosumer che vi sto raccontando, ma ve lo spiego meglio con una storia che io utilizzo per raccontare questo contesto liquido ai miei allievi. È il 2030 e nel 2030 vanno di moda le mele gialle. Ma vanno così tanto di moda che gli influencer ne parlano nelle loro dirette live sui social, ne parlano le riviste di cucina, ne parlano tutti i nutrizionisti. Bisogna mangiare le mele gialle. Sono così tanto invitato a mangiare le mele gialle che le compro. Inizio anch'io a mangiare le mele gialle. Non mangio più le mele rosse. Però alla fine mi accorgo il giorno dopo, mentre esco di casa, che l'arancetto sotto casa mia è diventato un campo di mele gialle. Questo, in sostanza, è il contesto nel quale viviamo. Bene, allora, ma Dario, invece, io volevo fare, prima di passare a questa, come dire, a raccontare un attimo invece questa slide, volevo fare un'introduzione. Allora, spesso noi ci poniamo il dibattito che spazia dall'essere, o onnipresenti sui social e apparire, piuttosto che siamo invece magari più sulla linea di dire a me non me ne frega niente di nessuno, oppure io mi rivolgo a tutti. Questo non è vero, perché in ognuna di queste diciamo affermazioni trova conferma un po' quello che diceva mi pare Seneca, e cioè l'uomo è un animale sociale, non siamo fatti per rimanere soli. Questo perché? Perché comunque sia che noi neghiamo il fatto, no, io voglio starmene per i fatti miei, sia io invece voglio circondarmi di persone, voglio apparire,
oppure io mi rivolgo a tutti, in realtà noi abbiamo bisogno sempre degli altri, o per negazione o per senso di appartenenza. E soprattutto noi comunichiamo questo anche secondo vari modi. Quindi non so adesso, Dario, se sei d'accordo con questa affermazione oppure la vuoi mettere in discussione. No, la trovo assolutamente pertinente. In questo contesto è necessario in ogni caso restare in contatto con qualcuno. Leggendo questa slide oggi mi fa pensare che possiamo restare in contatto soprattutto con i nostri congiunti, però forse non è la spiegazione giusta. Restare in contatto ha un senso molto profondo, perché in un contesto che si muove noi dobbiamo anche scoprire i modi in cui restare in contatto. Vi racconto un'altra cosa che mi capita spesso di dire a tutte quelle persone che mi dicono: ma com'è possibile che per fare un lavoro umile io debba conoscere la tecnologia e saper utilizzare Microsoft Office? Io rispondo sempre in questo modo: hai lo smartphone tra le tue mani? Beh, sai che tu sei uno di quelli che ha fatto in modo che ciò accadesse, proprio perché sei un produttore e un consumatore allo stesso tempo. Se tu sei un consumatore di tecnologia, non potrai aspettarti che il mondo del lavoro sia diverso, ma grazie alla tecnologia noi oggi possiamo stare in contatto e possiamo farlo in sicurezza. Allora, torniamo un attimo invece all'importanza di raccontare una storia, o meglio, più che tornare, iniziamo a introdurre questa cosa, e cioè, allora, io ho avuto come maestro il regista Claudio Maccagno, che in maniera molto solerte ogni volta, prima di iniziare uno shooting piuttosto che una ripresa, lui mi diceva: prima di calibrare le ottiche della macchina da presa va calibrata la storia, senza di quello non si va da nessuna parte. Ed è vero, perché quello che ci fa rimanere al cinema, quello che fa in modo che il nostro il recruiter che abbiamo davanti quando facciamo un colloquio di lavoro, piuttosto che i clienti arrivino dopo aver progettato una strategia di marketing, è comunque una sorta di storia. Può essere la storia del nostro percorso formativo, la storia che è all'oggetto di una sceneggiatura piuttosto che una campagna di comunicazione visiva, piuttosto ancora come dire, il progetto appunto di un messaggio destinato alla vendita. Ora, con buona parte di una mia cara amica che spero non ne abbia male, una volta io le scrissi: ci raccontiamo storie per non sentirsi soli, per avere un contatto con chi ci fidiamo, ci raccontiamo storie per uscire dalla quotidianità, per essere protetti. Affidiamo la felicità a cose piccole, perché alla fine un bip del telefono o una parola o riuscire a fare qualche piccola cosa per un attimo ci basta per non pensare ai nostri guai. Ecco, se voi ci pensate, quando voi fate una fotografia, quando voi vi scattate un selfie, scrivete, ma anche quando semplicemente andate a provarvi un vestito o andate a vedere una mostra, andate al cinema, voi per un attimo siete proiettati in un'altra dimensione, siete in una bolla. Cioè immaginate un po' come se voi foste su una strada e voi uscite un attimo dal percorso, vi riposate e poi riprendete il vostro viaggio. Ecco, quando voi comunque fate un progetto di questo tipo, voi state facendo questa operazione, ossia state prendendo una persona e gli dite: perfetto, vieni un attimo con me, ti racconto questo, lascia stare tutti i tuoi problemi, entra in questa esperienza, entra in questa bolla. Quindi è un po', diciamo, il percorso che noi stiamo cercando un attimo di raccontarvi. Ora, Mauro Corona, invece, che questo signore che vediamo qui nella foto, è uno scrittore, anche molto controverso, ma lui ne è anche consapevole. E questo perché lui ha avuto una vita, se vogliamo, avventurosa, anche a tratti molto drammatica e difficile. Lui ha vissuto anche in via diretta e indiretta la tragedia del Vajont, così come
altri avvenimenti, diciamo, che hanno caratterizzato il finale del Novecento italiano. Nel 2013 lui pubblica un libro molto intimo dal titolo Confessioni Ultime, dove parla, tra le varie cose, anche dei suoi errori, in senso allargato, di alcune delle debolezze che ci caratterizzano come esseri umani. Lui dice: nessuno è immune perché nessuno ragiona più col proprio carisma e la propria personalità, ragiona in funzione dell'essere visto dagli altri, ma sarebbe così semplice liberarsi di tutto questo superfluo. Ora, è vero, però attenzione, ricordiamoci una cosa, che esiste anche un modo buono di emulare, cioè prendere ispirazione. Una battuta che mi faceva la maestra alle elementari era: se tu copi da una fonte è plagio. Se tu copi e prendi pezzi da più fonti è una ricerca. Ora, ispirarsi non è solo copiare, ma è anche prendere qualcosa e, diciamo, aggiungerci del nostro. Un po' come succede, ad esempio, con un cosplayer quando interpreta il personaggio e ci mette del suo. Allo stesso modo, magari anche voi, quando pensate magari a un vestito, a qualche cosa, prendete degli esempi. Quindi, in qualche modo, sì, cercate di emulare, ma in chiave vostra. E questa emulazione, questa grinta, la dovete mettere assolutamente in quello che è il vostro progetto comunicativo. Dario, tu invece eri più attratto dal silenzio di questo libro, giusto? Assolutamente sì, tant'è che quando mi hai proposto questo concetto, io ti ho risposto con un'altra frase di questo libro che anche a me è piaciuto tanto, che dice così: noi siamo ciò su cui manteniamo il silenzio. E nella letteratura, come nella vita, solo chi tace è sincero. Eppure a volte parlare e sfogarsi è importante. E allora, se è necessario a volte stare in silenzio per ascoltare gli altri, perché diversamente non potremo capirli. È anche vero che ogni tanto bisogna parlare e sfogarsi, ma farlo utilizzando i sentimenti buoni che abbiamo dentro di noi. Alessio, io lo so, qua mi direbbe: sì, ma è solo questione di marketing. Però è anche vero che dentro questi concetti, quindi l'emulazione, il buon copia e incolla, è dentro il silenzio che ci permette di ascoltare gli altri, quello che veramente stiamo dicendo. Beh, in questi due concetti c'è davvero il senso del contesto liquido, e dello stare in contatti di cui parlavamo prima. Allora, infatti, diciamo che queste considerazioni sono anche alla base un po' di quello che è un po' l'essere umano. L'essere umano come ragione. Allora, quella che vediamo è uno schema elaborato da Maslow, che praticamente è la piramide dei bisogni, ossia Maslow, in un lungo trattato, alla fine lo sintetizza così. Alla base abbiamo i bisogni fisiologici: mangiare, bere, dormire, lavarci, e quindi sono quelle cose che, diciamo, riguardano un po' il nostro corpo, la nostra fisicità. Sopra abbiamo la sicurezza, quindi non essere in pericolo, saperci difendere o avere delle buone difese. Il senso di appartenenza, ossia appartenere, come dire, a a una stessa, come dire, gruppo di persone, sentirsi parte di qualche cosa. La stima che queste altre persone devono avere in noi, perché è molto importante, perché comunque ci fa sentire apprezzati, ci dà grinta. Tutto questo si conclude con due punte, ma di cui qui magari lascio un attimo la palla a Dario, perché Maslow parlava di autorealizzazione, ossia avercelo fatto. Comunque parliamoci un po' chiaro. Questa è una piramide, ma non è una piramide dantesca che parte dall'inferno e va verso il paradiso. Io la vedo più come un ascensore, come un palazzo dove c'è un ascensore, perché noi comunque, voglio dire, ci vuole un attimo che magari mettiamo tutto a repentaglio, vuoi perché ci ammaliamo, vuoi perché ci sentiamo insicuri. Quindi, nel senso, è un continuo andare in giù. Si cerca sempre di stare al top, di stare in cima e di avere la serenità, ma si va sempre su e giù. Cerchiamo chiaramente noi di essere sempre in cima. Dario, io so che tu però hai qualcosa da ridire riguardo questo, giusto? Sì, qualcosa da ridire, ma in positivo. Allora,
Un positivo non tanto su Maslow, perché uno che scrive un libro di 500 pagine e poi di quel libro ci ricordiamo solo una piramide, mi fa un po' impressione. Però ritengo che nella piramide ci sia un concetto fondamentale che dobbiamo apprendere per capire come presentarci ai nostri clienti e al nostro pubblico. Ed è un concetto che cambia rispetto a quello che era nell'antichità. Oggi è cambiato. Prima i latini ci dicevano mens sana in corpore sano, quindi potrai avere una mente sana se hai un corpo sano. Oggi il concetto è cambiato. Diventa corpore sano in mens sana, cioè potrai avere un corpo sano e quindi dedicarti all'attività fisica, ad andare a correre. Oggi siamo tutti diventati runner, o quasi. Solo se avrai una mente sana. Quindi, per trasmettere ai nostri clienti e ai nostri allievi questo senso di fiducia, dobbiamo intanto riappropriarci della fiducia in noi stessi. Ecco, questo può essere il senso della serenità nella piramide di Maslow. Ok, allora, però il cattivo, sempre lui viene a togliere il lato poetico, il lato romantico e presentarci quello che è il lato grasso e grezzo, lui invece sostituisce, diciamo, la punta con qualcos'altro, giusto Alessio? Beh, io metto prima di tutto qualcosa che è un concetto ancora più profondo, che spesso e volentieri, anche lavorando con aziende, sottovalutiamo, cioè sia persone sia aziende sottovalutano la possibilità di darsi un obiettivo. Che significa obiettivo? Intendiamo lo scopo, la meta, il risultato che noi vogliamo raggiungere. Perché vedo spesso molti che camminano nel buio e vanno alla ricerca del tesoro, cioè della fortuna. E in realtà questa fortuna non può essere trovata se non in noi stessi, quindi danci un obiettivo. E se mettiamo insieme obiettivo più serenità, beh, se non ci diamo l'obiettivo non possiamo raggiungere la serenità e quindi la serenità resta solo una chimera, cioè un qualcosa di inarrivabile. E parlando di obiettivi, facciamo anche un'altra differenza, no? La differenza fra telefonata e call. Dammi la prossima slide. Eccola. Beh. Allora, siamo in quarantena, molti di noi stanno lavorando in smart working e per molti di noi è cambiata letteralmente la vita, no? Ci troviamo in una situazione completamente diversa perché chi è abituato ad andare al lavoro adesso si ritrova a casa e condivide lo stesso luogo privato e lo rende lavorativo, no? Quindi la vita privata che si fonde con la vita lavorativa. E in questo caso, quindi, la telefonata è un qualcosa di privato, è un qualcosa che noi facciamo con un amico, mentre la call è un qualcosa di professionale, quindi hanno due obiettivi diversi. Quando facciamo una call, c'è bisogno di crearsi il proprio spazio, tenere separate mentalmente le due sfere della nostra vita. Quindi facciamo una call anche a livello di vestiario, noi indossiamo il nostro vestito migliore, ci dedichiamo solo a quella specifica attività e magari ce la facciamo anche con la videocamera accesa perché dobbiamo dedicarci solo a quell'attività, se no rischieremmo di girare il sugo e parlare con il nostro capo. Questa cosa non è molto bella. Mentre invece quando facciamo una call siamo in casa, no? Indossiamo una tuta, raccontiamo come abbiamo trascorso la giornata oppure insultiamo il capo che prima ci ha fatto arrabbiare, però vabbè, queste sono dinamiche che vedrete voi come raccontarle. Però abbiamo due obiettivi diversi, telefonata, un qualcosa di privato, call, un qualcosa di professionale. Ok, sentite, allora, mentre prima di andare avanti, allora, se avete dei problemi di video e se ovviamente avete altre domande, allora, Daniela ne ha posta una che poi dopo diamo una risposta, scrivetecelo pure nei commenti. Dopo questa lezione, tra qualche giorno sarà disponibile sia la presentazione con i testi scritti e anche eventualmente la registrazione. Quindi, se volete anche riguardare e prendervi comunque degli appunti. Allora, andando avanti, noi, ad esempio, dunque Alessio parlava ad esempio della comunicare a distanza, no? E in realtà comunicare a distanza, soprattutto in questo periodo, ci rende più vicini. Questo perché? Allora, l'immagine che vediamo è emblematica e vi spiego il perché.
Allora, una domanda. Noi abbiamo scelto anche di trasmettere su in questa modalità, quindi non utilizzare altri sistemi, per un motivo. Il primo, voi vedete noi, e siamo anche brutti a vedere, ma infatti vedete che ogni tanto cerco di allargare il PowerPoint, ma vogliamo dare massima libertà a chi sta invece dall'altra parte di vestirsi come si vuole. Però come vedete in questa immagine? Cioè, noi qui vediamo una ragazza in sedia a rotelle, ma chi ci dice che non sia in sedia a rotelle anche lui? Noi vediamo una ragazza in sedia a rotelle con scarpe, è una bellissima gonna, ma chi ci dice che lui ad esempio non sia vestito in boxer? In realtà, se noi andiamo a vedere, seppure queste le call a distanza siano, come dire, un modo per parlare tra persone lontane, in realtà ci hanno avvicinato tutti quanti in una stessa dimensione, dove ognuno ha ricreato un po' uno studio televisivo, se vogliamo, in casa sua, come meglio poteva, piuttosto che, come dire, ci ha anche resi uguali, perché, diciamocelo un po' come sono le cose, abbiamo tutti delle webcam che non sono bellissime, questa quarantena lo ha dimostrato, la maggior parte delle webcam integrate nei computer anche nelle macchine che abbiamo ad esempio all'SD o che sono piuttosto potenti non hanno una buona risoluzione. In alcuni casi ad esempio alcuni preferiscono usare gli smartphone e fanno magari appunto queste call tenendo il telefono in mano piuttosto che magari mentre sono in un luogo diverso, possono essere al parco. Quindi in realtà, seppure questa quarantena ci ha resi distanti, per molte cose ci ha resi molto simili e ci ha avvicinati. Quindi possiamo in qualche modo vederla in questa maniera. Ci ha messo in modo di vedere come vedono le altre persone, le cose, quindi avere tutti un punto di vista abbastanza simile e abbastanza comune. Io vi lancio un attimo questa riflessione. Allora, io vivo a Como, ma sono ligure. E da ligure mi capita, ad esempio, di avere molti amici e amiche che io conosco durante la stagione balneare. Quest'anno vediamo come va a finire. Durante la stagione balneare tu vedi queste persone generalmente in costume da bagno. Mi è capitato di avviare, non so, un discorso di lavoro con alcuni di loro in agosto, quindi che ne so, sotto l'ombrellone, e poi di lavorarci in inverno. Quindi passare da una dimensione, diciamo, intima o quasi, ha una dimensione, diciamo, un pochino più professionale. Quindi è strano alle volte trovarsi una persona che tu hai conosciuto in costume da bagno, trovarsela in giacca e cravatta oppure una donna in tailleur. Quindi, sostanzialmente, cosa vi voglio dire? Questa, diciamo, forzatura verso le call conference, in realtà, ha delle radici che vengono piuttosto da lontano. E è l'evoluzione di alcune cose che, diciamo, sono già predisposte nel nostro modo di comunicare. Non mi voglio tediare oltre, perché andiamo un attimo nel lato più romantico. E un paragone efficace della diversa visione di quelli che sono i nostri bisogni ce la danno Julia Roberts e Richard Gere in Pretty Woman. Ora, voglio dire una cosa, probabilmente a causa dell'elevato traffico che c'è adesso in rete potreste vedere questo video a scatti, ma come potete vedere un video presente su YouTube lo potete trovare facilmente. Quindi vediamo un attimo questa scena. Senti, mi hai fatto un'offerta veramente carina e fino a qualche mese fa nessun problema, ma ora vedi è tutto diverso e mi hai cambiato tu e ora non puoi cambiarmi ancora. Voglio di più. Me ne intendo del volere di più. È il mio principio ispiratore. Il problema è quanto di più. Voglio la favola, Edward. No, è un rapporto irrealizzabile. È un mio dono speciale. Cado sempre su rapporti irrealizzabili. Allora, io non so se quantomeno siete riusciti a vedere, almeno ad ascoltare l'audio, magari so che potrebbero esserci dei problemi di trasmissione nel reinoltrare i video, però cosa ci dice questo? Qui abbiamo, è uno dei momenti un pochino più forti
di Pretty Woman, perché praticamente c'è la scena finale dove c'è lui, se andiamo vicino alla scena finale, quindi è una resa dei conti. Lei che vuole una cosa semplice comunque, lui vuole sempre di più, cercare risultati, cercare l'autorealizzazione. Lei invece lo distrugge con una cosa molto semplice, un'affermazione molto semplice. Io voglio la favola. Cioè, in questa parola, la favola è una parola, se vogliamo, infantile, ma lui, che è uno molto orientato al risultato, diceva un pugno allo stomaco, che tra l'altro l'interpretazione di Richard Gere rende piuttosto bene. Cioè, voglio la favola. Che cos'è la favola? Allora, io non voglio adesso entrare troppo in questioni che sostanzialmente non mi competono, però facciamo questo ragionamento. Allora, ci sono persone che mettono il lavoro e la performance al primo posto e il resto è un contorno. Ci sono altre persone che magari accettano, come dire, un lavoro che ha una cosa, diciamo, come dire, delle caratteristiche insulse, magari, però ci dà lo stipendio e poi fuori facciamo quello che vogliamo e ci dedichiamo alla famiglia, ai nostri affetti. Ci sono persone che invece magari gli affetti li vedono, come dire, non è la cosa prioritaria, però magari hanno degli hobby, lo sport, non lo so, le gare in auto, basta sapere, e accettano magari dei compromessi sul lavoro. Ora, non esiste una regola perfetta. Ho cercato di, se c'erano delle fonti attendibili, ma non c'erano, diciamo, regole perfette, a mio avviso. Quindi, per quello, poi vi spiegherà bene il cattivo più avanti, dovete pensarci voi, ma sappiate che nella Costituzione americana, e viene ripetuto spesso in molti film, ognuno ha il diritto alla felicità. E la stessa cosa, anche se non siamo negli Stati Uniti, ognuno ha il diritto alla felicità, ma dovete pensarci voi, ma cosa veramente vi rende felici, e anche a elaborare la strategia per trovarlo. Ora, vediamo se ce la facciamo a non fare disastri con il PowerPoint. Ma no, dai, credo di no. Comunque alla fine aveva ragione Maslow, un po' ritoccato e taroccato da noi, no? Pretty Woman ci dimostra questo. La favola non è nient'altro poi che la serenità. Autorealizzazione e serenità. È l'obiettivo da raggiungere, no? Certo. Allora, adesso noi prendiamo il problema dei tre di fare, diciamo, gli uomini di scienza, ma in realtà ci affidiamo adesso a una bufala. E questa è una bufala utile perché, come dire, sempre su questa natura duale dell'uomo, risultato o serenità, noi in realtà abbiamo una componente che può essere più razionale e emotiva. Ora, negli anni si è sviluppata questa teoria che poi si è rivelata essere una bufala, e cioè quella del emisfero destro e emisfero sinistro. È stata smentita perché artisti che hanno subito dei traumi nella parte destra del cervello sono rimasti tali, così come geniali matematici sono rimasti tali nonostante avessero preso dei colpi nella parte destra, delle lesioni nella parte sinistra del cervello. Anche se in realtà è difficile capire con precisione fin dove inizia la creatività e dove inizia la razionalità, in realtà è una giusta commistione. Però ragioniamo in questa maniera. Noi abbiamo una componente emotiva. Esempio, noi pensiamo, mentre andiamo al lavoro, mentre stiamo guidando, stiamo pensando, oddio, chissà se quella mia amica si è sentita offesa dal fatto che prima ho citato il messaggio. Il mio cervello ragiona su questa cosa, ma in realtà riesco anche a guidare, fare in modo che non finisco fuori strada. So già che le signore diranno: gli uomini hanno difficoltà a fare due cose contemporaneamente. È vero, però diciamo che anche in maniera come dire, molto aleatoria, possiamo tenere a mente questa bufala che ci può tornare molto utile per spiegare un pochino questo concetto. Tra l'altro,
sempre basando su questo schema, Betty Edwards ha scritto un bellissimo libro che consiglio ai più, è quello di che si chiama Disegnare con la parte destra del cervello, dove si insegna praticamente a rivedere il proprio punto di osservazione per iniziare a disegnare senza preconcetti che potrebbero precludere il nostro capolavoro. Noi siamo sempre abituati a prendere un ritratto da dire, c'è questa mia maglietta, io devo inizio dagli occhi, quindi qua è la parte, è la fronte e qui il mento. Ma se noi iniziamo a girare sostanzialmente il foglio, cambiano i nostri riferimenti, quindi il nostro cervello deve iniziare a elaborare una strategia per cercare di disegnare, di fare bene la cosa. Ora, io lancio un attimo la palla ad Alessio, perché allora, in questo contesto, i nostri punti di riferimento per la maggior parte sono saltati, perché avevamo delle certezze, avevamo bene o male dei percorsi difficili, però di fatto erano tracciati, sono saltati tutti. Allora cosa succede? Abbiamo dovuto riguardare tutto da un punto di vista diverso. Ed è qui che io lascio ad Alessio spiegare qual è il concetto del decimo uomo, che lui è una disciplina che conosce molto bene. Grazie Fulvio, perché questo è un concetto a cui tengo molto. Il concetto del decimo uomo lo utilizziamo in azienda perché vogliamo spiegare agli imprenditori come noi lavoriamo. E adesso vi racconto perché. Allora, non so se voi avete visto il film World War Z, con Brad Pitt nei panni di un eroe che vuole salvare il mondo. Diciamo un film che all'apparenza sembra un film di fantascienza, ma in realtà non lo è, perché nasce da una storia vera. Da dove partiamo? 1970, più o meno, la guerra dello Yom Kippur. In pratica, che cosa è successo? C'era Israele che combatteva contro i paesi arabi. A guidare le strategie di Israele c'era il suo servizio i suoi servizi segreti, insieme agli americani, che cercavano di elaborare la strategia migliore e cercavano anche, di analizzare l'esercito nemico. E attraverso una soffiata avevano appurato che l'esercito egiziano non era abbastanza preparato, sia a livello di mezzi tecnici, quindi le armi, e sia a livello proprio di preparazione strategica. Ma che cosa è successo? Questa fonte poi si è rivelata non attendibile e Israele ha perso la guerra, anzi quella battaglia. Quindi che cosa è successo? Che i servizi segreti avevano sbagliato miseramente. Un gruppo di persone si era riunito insieme e aveva deciso delle strategie. Allora il Mossad, che era a capo di tutto, oltre a tagliare le teste, sia in senso figurato ma anche in senso letterale, a un certo punto ha deciso di inserire all'interno del team dell'intelligence una nuova persona, il cosiddetto decimo uomo. Che cosa fa questo decimo uomo? Va a contrastare quello che in psicologia viene definito il pensiero di gruppo, cioè quando ci troviamo all'interno di un gruppo, per mantenere in equilibrio i rapporti, si genera il pensiero conformista, cioè tutti quanti si conformano alle stesse idee, ragionando nella stessa direzione. Mentre il decimo uomo che cosa fa? Il decimo uomo dà dei punti di vista alternativi, analizza le cose in maniera diversa e cerca di arrivare alla soluzione in maniera diversa rispetto a quella che il gruppo pensa. Cioè, una cosa importantissima, soprattutto in questo momento. Quindi, all'interno dell'intelligence viene inserita questa nuova figura che si occupa di fare il cosiddetto avvocato del diavolo e quindi valutare soluzioni alternative. Come azienda, noi e come agenzia di marketing, noi abbiamo questo compito, quello di aiutare gli imprenditori a ragionare in maniera diversa e uscire fuori dagli schemi. Ma pensiamoci, in qualsiasi cosa noi avremmo bisogno di un decimo uomo, no? Perché ci troviamo talmente dentro quella materia, quel tema, che molte volte, spesso e volentieri, non riusciamo a guardarci intorno, a guardare al di fuori. E quindi magari la soluzione è davanti ai nostri occhi e non la vediamo. Oppure quella soluzione può essere appresa da un altro settore, da un altro ambiente, da altre persone che fanno qualcosa di totalmente diverso da noi, ma allo stesso momento adattata e
messa all'interno del nostro contesto è vincente, è funzionale. Quindi il decimo uomo è quella figura che ragiona fuori dagli schemi e ti porta ad una soluzione diversa, a un qualcosa di diverso. Bene, allora, ritorniamo un attimo al nostro percorso di slide. Alla fine, diciamo, prima di concludere, poi vi daremo magari la parola con delle domande, anche per cercare di, magari anche raccontarci come, diciamo, avete affrontato certe situazioni e che cosa, pensate di fare nell'immediato. Tenete presente che poi comunque noi saremo disponibili per, diciamo, essere contattati e anche poi per, diciamo, nel periodo di tempo che va tra un webinar e l'altro per approfondire ulteriori tematiche. Quindi, finiamo il nostro percorso e passiamo invece a un po' un argomento cardine che ci spiega Dario, e sia cosa vuol dire poi alla fin fine comunicare. Io mi rifaccio subito a quello che avete detto prima e mi riaggancio con una scena di un film famosissimo, Patch Adams. Avete presente la scena in cui magari se Fulvio mi fa vedere, vi faccio vedere la mano? Aspetta, eccoti. Eccomi. Avete presente la scena in cui Patch Adams va dal professore, il professore gli mette la mano così davanti alla sua e gli dice: "Quante dita vedi?" Patch Adams all'inizio dice: "Ne vedo quattro." E il professore dice: "Guarda oltre, cerca di sdoppiare lo sguardo, perché il problema è sempre oltre quello che tu vedi realmente." Quindi il pensiero laterale di cui parlavate prima, il decimo uomo oppure l'orientatore come me che ha uno sguardo quasi neutro su quello che noi stiamo facendo, è necessario sempre, comunque, in ogni azione importante che noi portiamo avanti, che sia un'azione di marketing, che sia un film che stiamo progettando, che sia un curriculum che stiamo scrivendo. E dietro questo concetto del decimo uomo, dell'orientatore, della persona che ha un pensiero laterale, c'è il concetto di comunicare. Fondamentalmente è lì dentro, perché comunicare, come ci dicevano i latini, significa legare insieme, costruire un ponte con qualcun altro. E quel ponte che noi costruiamo con gli altri, quando facciamo il decimo uomo o gli orientatori o i consulenti, serve a quella persona per superare il suo problema e venire più vicino a noi. Questo è il senso profondo della comunicazione, costruire ponti. Bene, però non lo so, io ho qualche perplessità, caro Dario, perché mi parli di ponti, di zucchero di Gandhi, ma non hai fatto attenzione al business. Per me sei fuori. Bene, però nonostante tutto ci stai simpatico, quindi ti teniamo. Allora, non voglio togliere il lavoro al cattivo, però detto questo, come da claim, discusso, controverso, ma sicuramente un uomo che ha preso in mano il suo destino. Flavio Briatore, vediamo questo spezzone da The Apprentice. Che gara hai fatto da un certo punto in poi? Siamo partiti con l'idea di trovarci, di muoverci in un mercato di concorrenza perfetta, quindi con un pricing sicuramente adeguato. Cioè parliamo Di salame, di salami di hot dog. E di hot dog, eh? Cioè tutto marketing, tutte c***e, cambio linguaggio allora. pricing, tutte c***e. Tu al mattino cosa fai? Breakfast o colazione? Faccio pranzo direttamente. Allora, parla come mangi, perché mi parlate di strategie, mi parlate di startup, mi parlate di marketing per una roba che se manda un bambino di 3 anni e mezzo, fa meglio di voi, vendere dei panini. Allora, la domanda, diciamo, voi direte perché ci hai fatto vedere ciò? Perché nella comunicazione bisogna un attimo fare attenzione soprattutto a chi ci andiamo a rivolgere. Allora, Flavio Briatore è sicuramente una persona controversa, può piacere o meno, però a me aveva colpito questo episodio di The Apprentice dove un mio omonimo, rischiando anche il linciaggio, praticamente era il capo della squadra che diciamo aveva il compito di vendere più salamelle in concorrenza con un'altra squadra.
il contesto è il Gran Premio di Monza, tutti aspiranti manager, il briatore li mette alla prova dicendo perfetto, oggi invece fate una cosa semplice, cioè dovete andare a comprare salsicce, panini, venderli e ovviamente anche cucinarli. Quindi lavoro di squadra e loro iniziano a pensare a marketing plan, pricing, e il briatore dice sì, ma voi dovete vendere dei panini. Non stiamo parlando di grandi strategie, è una cosa semplice, non per niente era la prima puntata, quindi le due squadre dovevano affrontarsi appunto nel vendere salamelle, quindi creando anche slogan, attirando i clienti. Però qualcosa è andato storto, si sono persi in appunto termini fuori luogo, hanno iniziato a negoziare delle trattative con un linguaggio inadatto, perché comunque se tu vai da un macellaio e inizi a fargli dei discorsi fumosi, lui potrebbe anche spazientirsi, quindi magari vendere il prodotto al tuo competitor. Quindi cosa ci insegna questo? Quando noi diciamo vogliamo, dobbiamo capire molto bene chi è l'interlocutore con cui abbiamo a che fare. Noi abbiamo pensato a questi webinar in maniera molto, come dire, non troppo specifica. Questo perché? Perché noi vogliamo cercare di catturare anche coloro che probabilmente non hanno mai pensato di fare una strategia sia per il proprio curriculum che per la propria comunicazione che per il proprio piano di mercato e accompagnarli. Ma come faccio ad accompagnarli? Devo iniziare a spiegare la cosa un po' in maniera cipolla, quindi facendo, diciamo, andando per gradi. E allora io per questo motivo ho pensato che fosse il caso di farvi vedere un esempio un pochino forte. Però del resto, se ci pensate voi, quando a tutti sarà capitato di cercare di uscire con una persona che ci piace, cosa fate? Cercate di capire cosa le potrebbe piacere e soprattutto come fare colpo, come fare in modo appunto di non solo avere il primo appuntamento, ma magari anche consolidare la relazione. E la stessa cosa fate un po' quando andate a proporvi con un curriculum piuttosto che quando fate una strategia di mercato, ossia voi dovete uno intercettare il vostro target, il vostro bersaglio appunto, e dovete poi fidelizzarlo, trattenerlo. Su questo poi Alessio, diciamo, vi edurrà dopo nelle prossime slide, ma adesso io passo la parola a Dario invece per introdurre un argomento molto importante, cioè lo storytelling. Dario, che cos'è lo storytelling? Beh, l'esempio del filmato che hai messo prima ce l'ha fatto capire bene, nel senso che se uno deve vendere salsicce e panini non può farlo utilizzando termini che sono completamente distanti da quel contesto, quindi termini tecnici del marketing. Lo storytelling è esattamente questo, è la comunicazione di una narrazione. E se noi dovessimo effettivamente comunicare una narrazione, non possiamo mica sbagliare le parole. Cioè, se vendiamo salami e salsicce, panini, non possiamo mica dire che dobbiamo prima stabilire il pricing del panino, fare un business plan per capire come vendere i panini. Dobbiamo solo metterci la carbonella, i panini, cucinare le salsicce e poi vedere di cucinarle bene perché siano buone in modo tale che tutti gli altri li comprino. Questo è lo storytelling. Io, come te, quando qualcuno viene a dirmi ma come faccio a uscire bene nel curriculum? Che foto utilizzo? Che racconto faccio di me? Ho visto che qualcuno tra le domande mi diceva la parte emozionale nel curriculum serve poco. In realtà no. La parte emozionale, lo storytelling, quello che voi scegliete di raccontare, il modo in cui voi scegliete di raccontare, diventa fondamentale. Perché? Perché se prima mettete, per esempio, la vostra formazione piuttosto che le vostre esperienze di lavoro, beh, quello che scegliete prima di mettere o che scegliete dopo di mettere, quello è il vostro storytelling che voi utilizzate nel vostro curriculum. Cosa importante? Lo storytelling però non è solo questione di cosa scegliamo, ma è anche questione di come lo facciamo. Tant'è che se io dovessi chiedere a Fulvio, cos'è per te lo storytelling? Tu mi risponderesti che lo storytelling si rappresenta bene con un film.
Però se si rappresenta bene con un film, per fare quel film e farlo bene, servono anche mezzi e strumentazioni che effettivamente in una narrazione o comunicazione di una narrazione noi non riusciamo a spiegare. Sono fuori, sono il problema di cui parlava Patch Adams, cioè quella cosa che non si vede subito, ma che fa in modo che poi quella narrazione funzioni bene. Allora, infatti, ora, io qui cito, questo è un lavoro che avevo fatto io nel lontano 2006. Tra l'altro, mi sa che, ora non so se è rimasto in collegamento, uno dei miei compagni d'arme con cui l'abbiamo realizzato, no? Allora, citando un attimo Dario, facciamo un passo indietro. Io ho avuto la fortuna di seguire una lezione sullo storytelling di, Walter Klinkhorn, che lui è un formatore, ma soprattutto lui è anche un illusionista. Quindi lui realizza degli spettacoli che hanno sostanzialmente la capacità di coinvolgere e di raccontare, ma soprattutto tirare fuori il racconto da coloro che credono di non raccontare niente. E lui ha detto che spesso si confonde lo storytelling con la scrittura di una storia. In realtà lo storytelling è impostare la storia, una storia che provochi, che coinvolga. E quindi che ci tenga attaccati al sedile, alla poltrona del cinema. Ora, queste sono un'immagine di una ragazza molto bella e voi direte, grazie, vinci facile. Sì, vinco facile se il target è, se voglio raccontare, ad esempio, non lo so, la storia, giocare ad esempio sull'atto, usare il corpo femminile per trasmettere un messaggio, ma in realtà, come è stato impostato sto lavoro? Abbiamo scelto con il committente di raccontare un giorno in una spa. Ossia, il committente aveva da poco inaugurato questa spa e voleva raccontare diciamo, la sua azienda non nel solito modo, ma facendo, diciamo, provare alla potenziale cliente, perché il target era soprattutto femminile, quella che poteva essere l'esperienza di una giornata in questa spa. E quindi noi abbiamo, durante la serata di inaugurazione, abbiamo richiesto a una ragazza che stava facendo il servizio di accoglienza se lei voleva vivere questa esperienza, e quindi abbiamo strutturato una sceneggiatura basata dal parcheggio, sostanzialmente, fino all'ingresso, quindi l'accettazione, la cura, il trucco e poi anche chiaramente la consegna della card di fidelizzazione. Ora, non è questo, io ho usato questa immagine perché chiaramente è un lavoro che ben conosco, ma in realtà una cosa che voglio dire è che lo storytelling è aperto a tutti. Tra l'altro, ora io cito e trasmetto il commento di Marco Serrente. A mio parere, per avere una buona capacità di linguaggio serve una perfetta conoscenza dell'oggetto da esporre. Allora, Marco, io ti rispondo nel modo più, forse sbagliato, però in realtà la risposta è ni. Ossia, qualunque cosa può essere raccontata. I primi storyteller che ti posso menzionare sono i commerciali. Io per tanto tempo ho lavorato, vuoi da dipendente, vuoi per libero professionista, per delle aziende IT. E posso assicurarti che alle volte chi ha, ad esempio, come dire, il commerciale di un'azienda IT, spesso e volentieri non ha una competenza tecnica che può avere chiaramente il tecnico. Faccio un esempio: il commerciale IT sostanzialmente ha una competenza mirata verso l'interlocutore. Esempio. Mano a mano che, ad esempio, si è evoluto il mercato IT, in realtà è scesa la preparazione IT di coloro che devono fare acquisti relativi alla parte informatica. Ossia, se negli anni 90 il dialogo era tecnicone, tecnicone, adesso il dialogo è ufficio acquisti commerciale. L'ufficio acquisti cosa valuta? Può questo prodotto risolvermi il problema? Mi fa risparmiare?
se lo pago di più, che benefit ho? Quindi cosa succede? Succede che il bravo commerciale deve cercare di portare l'ufficio acquisti o colui che ha il potere decisionale, colui che ha il libretto degli assegni, a dire: perfetto, noi in questo momento siamo qui, venuti qui dalla tua azienda a proporti questa soluzione. Quindi gli deve proporre un qualcosa che o gli risolva un problema o che anticipi la risoluzione del problema, quindi essere proattivi, oppure sostanzialmente anche cercare di portare il commerciale o colui a cui deve vendere, portarlo in un'esperienza. Durante questo seminario con Walter Lincoln, io mi ricordo che si è palesato un signore che disse: ma io vendo allarmi. E allora come fai a raccontare gli allarmi? Gli allarmi tu puoi iniziare a raccontare per dire nella zona in cui, a dire ad esempio, raccontare come l'allarme può proteggere la tua famiglia quando non ci sei, fare leva sul proteggere gli oggetti a te cari. E quindi puoi iniziare a cercare di sviluppare una storia e poi tu puoi raccontare. Il commerciale, se voi andate a pensare, vi vende una storia prima di tutto. Se voi andate ad esempio a comprare in questi, mettiamo caso che dopo questa lezione vi entusiasmate, andate a comprarmi una webcam, a comprarvi la webcam. Se vi comprate una webcam nuova in un negozio della grande distribuzione, probabilmente l'addetto alle vendite vi darà delle informazioni che potete trovare anche voi, però magari non è detto che vi possa dire: ah, ma il segnale è di tipo 422 o altri tecnicismi. Però intanto il bravo venditore vi potrebbe dire: vedi, questa webcam ha la messa a fuoco automatica, permette di illuminare e dare ha un'ottima resa al buio. Quindi in qualche modo vi fa vivere un'emozione. Su cosa? Su una webcam. Cioè, ora, grandi colossi come Apple, cioè, Apple ti vende un mouse, cioè, ora lasciamo stare l'iPhone, ma il mouse, i cavi, che per carità c'è un certo design così, ma ti fa entrare nell'esperienza. Citando Briatore, imitato da Crozza, il sogno. Però alla fine noi ci piace entrare nella favola, nel sogno. E quindi è questa la cosa, cioè cercare di rendere sexy ciò che non è. Io cito adesso un'esperienza che tra l'altro era presente anche Alessio, Social Reporters, l'agenzia con la quale spesso collaboriamo, convegno organizzato sul brand journalism, il responsabile di una grande compagnia di assicurazioni, lui dice: beh, guardate che il mondo dell'assicurazione in realtà ha molte storie ed è molto bello, perché lo abbiamo visto ad esempio di quanto spesso l'assicurazione è necessaria per ripartire, quindi trasmettere la storia dove noi avevamo il consulente che è arrivato, ci ha permesso di ripartire, poi fai vedere la festa per la ripartenza. Poi lui ha citato anche: beh, guardate, l'assicurazione ha anche assicurato i viaggi nella Luna, ha assicurato il Titanic, ma questa è un'altra storia che magari è meglio magari non soffermarsi troppo, però di fatto puoi ragionare anche su queste cose, logicamente con i giusti modi, perché in alcuni casi non puoi trascendere troppo, ad esempio, nel pietismo, però a seconda del target puoi raccontare una storia e anche catturare l'attenzione, anche per le cose che probabilmente non sono belle come la ragazza che vediamo qui nella slide, ma che possono, comunque hanno una loro dignità e che devono essere raccontate, perché non c'è settore merceologico o non c'è storia in genere che non meriti di essere raccontata. Allora, nel mio lavoro ho anche avuto modo di raccontare dei fatti, e non è sempre semplice, perché le storie non sono mai solo storie e la comunicazione non è mai solo un messaggio, perché è un complesso processo di interazione sociale. Ora, questa foto è una foto molto forte, perché l'ho scattata durante la commemorazione, l'anniversario della tragedia del Ponte Morandi. Questa foto mi è stata commissionata da una delle imprese che hanno curato la demolizione del vecchio ponte. Ed è stato un momento molto toccante, e la sfida, se si può parlare di sfida, era quello di raccontare, senza trascendere nel pietismo,
un momento molto molto doloroso, però cercare di dare anche un messaggio positivo. Io ho scelto ad esempio l'abbraccio di due dei familiari delle vittime. E non è semplice in queste circostanze. Ora, io non sono un fotografo famoso, però se noi ci pensiamo, spesso noi dobbiamo anche fare qualcosa che rimanga nella mente. Quindi faccio un esempio, alcuni di voi magari si sono sposati e hanno commissionato il servizio fotografico a un professionista, e quel professionista si è trovato nell'ottica di dire: io devo fare qualcosa che rimanga nella mente. Se voi state pensando a una campagna pubblicitaria per la vostra azienda, piuttosto che al curriculum di voi stessi, io devo scrivere, io devo impaginare qualcosa che catturi l'attenzione. Deve rimanere qualcosa. Non è semplice e serve molto, molto, un'attività molto, molto di pensiero, che non va assolutamente, diciamo, banalizzata. E del resto non va neanche mai banalizzato il fatto che sostanzialmente quando voi comunicate bisogna anche cercare di fare il lato interattivo, di curare il lato interattivo, e non è assolutamente semplice. Questo perché? In questo momento siamo tre scappati di casa, perché siamo il buono, il brutto e il cattivo, quindi non possiamo porci come, diciamo, nell'offerta come i massimi esperti, ma dobbiamo in qualche modo cercare di comunicarvi e interagire con voi. Cosa vuol dire interagire con voi? Ogni tanto vedete che scriviamo qualche post per stimolare un'eventuale domanda, un'eventuale discussione, ma soprattutto dobbiamo provocare in voi un messaggio. Questo messaggio deve provocare delle reazioni seguendo il nostro scopo e seguendo soprattutto provocare una reazione, che se ne parli, che rimanga impresso, che ci diano degli input indietro da processare, perché alle volte, molto banalmente, quando in alcuni casi le aziende cercano di fare dei sondaggi, e questi sondaggi magari possono essere velati da una campagna comunicativa per cercare di capire le reazioni, ma in alcuni casi potete portare a casa entrambi i risultati. Tipo, se voi avete una pizzeria e fate la campagna del tipo: proponici la tua pizza, la migliore verrà messa in commercio. Questa l'aveva fatta la Lidl. Lidl cosa fa? Prende dei dati fondamentali al suo business, coinvolge, quindi tutti quanti iniziano a esercitarsi. Poi se viene fatta magari viene pubblicato, si usa Facebook, quindi c'è il dialogo, uno vede la pizza dell'altro, si innesta una discussione, quindi nel frattempo voi coinvolgete e riuscite a portare a casa anche un'analisi che può essere molto funzionale. Io ho citato la pizza e Lidl, ma potreste avere voi una pizzeria, una pizza da sport, per dire: la pizza che viene votata di più verrà prodotta e tu la vinci e te la porti a casa. Quindi, per dire, non stiamo parlando di grosse cifre, ma stiamo usando semplicemente quello che noi abbiamo. Per sapere se hai ragione dobbiamo chiederla ad Alessio, però. Ma guardate, io direi che Alessio, adesso entriamo un attimo nel regno del cattivo, e quindi prepariamoci a essere, analizzati veramente nel lato caldo di questa discussione. E ce lo usiamo lui, Frank Underwood. Finalmente è arrivato il mio turno, dai, era tanto atteso, però sono arrivato. Allora, rimettimi la slide, Fulvio, così intanto raccontiamo di che cosa parliamo. Allora, non c'è differenza che tu sia un brand o che tu sia un'azienda. Le cose che noi dobbiamo fare sono le stesse, esattamente le stesse. Innanzitutto parliamo, che cos'è un brand? Un brand è l'insieme degli elementi di un'azienda o un prodotto che si contraddistingue dalla massa. Se il brand fosse una persona, sarebbe l'insieme del nome, lo slogan, il logo, i valori, gli aggettivi positivi e negativi che la definiscono. Tutto questo insieme di queste cose fa il brand. Ma ancora di più è come la persona viene vista dagli altri.
Non so se voi conoscete la storia della parola brand, come è nata. La parola brand nasce sul mercato del bestiame. Perché? Perché il branding era l'atto del marcare a fuoco gli animali. Che cosa significa? Che gli allevatori, per distinguere una mucca dall'altra, perché in America ci sono queste grandi fattorie, no? Dove le mucche pascono liberamente e spesso e volentieri si mischiavano tra di loro. Che cosa hanno fatto quindi questi allevatori? Hanno marchiato a fuoco le loro mucche per differenziarle dalle altre e quindi renderle diverse. E questo è uno dei principi di cui parleremo anche dopo, no? Andiamo avanti, Fulvio. Eccomi qua. Poi, che cos'è un'azienda? L'azienda è un organismo composto da beni organizzati per il raggiungimento di un obiettivo, di un fine. Quindi, se l'azienda fosse una persona, sarebbe l'insieme di tutte le attività, il know-how, la conoscenza, gli strumenti di cui si dispone. E quindi sono tutte quelle cose che noi utilizziamo per raggiungere un obiettivo. Però, prima di parlare di brand, di scegliere gli strumenti, dobbiamo fare un passo indietro e porci delle domande, perché è importantissimo. Io, prima di essere un marketer, sono uno stratega, ma soprattutto una persona che analizza i dati e anche i valori di un'azienda. Andiamo avanti. Le domande che dobbiamo porci sono queste: perché lo stai facendo? Quali sono i tuoi obiettivi? Cosa fai? Come lo fai in modo diverso dagli altri? Non so se per voi queste sono domande banali, però per me no, perché le risposte a queste domande mi permettono di iniziare a creare una strategia. Non me ne vorrà Dario, però utilizzerò dei termini inglesi adesso e spero che non mi bacchetti. Però in marketing tutte queste cose che vi ho appena detto hanno dei termini ben precisi. Sono il purpose, la mission, la vision e il posizionamento. Analizziamo i primi due. Purpose. Che cos'è la purpose? È il motivo più profondo di qualcosa. Perché facciamo quella cosa? C'è un famoso autore che ci ha proprio scritto un libro sopra, che è Simon Sinek, e il suo libro si chiama Start with Why. Inizia dal perché. Analizzando le grandi aziende di successo, il suo obiettivo era quello di andare a capire come mai le imprese più innovative, più influenti e più profittevoli di altre, diciamo, non è che avessero solo il prodotto il prezzo più basso, ma avessero qualcosa di più. E questo è un valore profondo, un valore che va oltre quello che noi vogliamo, che diciamo il guadagno oppure la soddisfazione personale. Vi pongo delle domande. Perché amate fare quel lavoro? Perché volete realizzare quel progetto? Perché volete essere una persona di successo? La risposta a queste domande è molto importante e potrebbe cambiarvi la vita. Quindi, prima di tutto, dobbiamo capire il perché. Perché vogliamo fare quella cosa? Poi, la vision. Torna indietro, indietro. La vision. La vision è una proiezione del futuro in base ai nostri obiettivi, alle aspirazioni, agli ideali. Facciamo alcuni esempi, no? La vision di IKEA. IKEA ha la vision di creare una vita quotidiana migliore per la maggioranza delle persone. Illy vuole essere il punto di riferimento per la cultura e l'eccellenza del caffè. Samsung invece vuole ispirare il mondo e dare forma al futuro. Questi sono tutti esempi di vision e sono il dove vogliamo arrivare, come ci proiettiamo nel futuro. Andiamo avanti. Ok, parliamo di mission e posizionamento. La mission è come vogliamo realizzare la nostra vision? Quali sono quelle azioni concrete che dobbiamo fare ogni giorno per raggiungere il nostro obiettivo? Quindi andiamo a definire che cosa, ciò che si sta facendo, in che modo lo stiamo facendo e perché, per chi lo si sta facendo. Quindi ciò che si sta facendo, cioè qual è la nostra attività, in che modo lo facciamo, quindi come realizziamo quell'attività.
e per chi lo si sta facendo il target a cui ci rivolgiamo. Molte aziende si fermano a questi tre punti: purpose, mission, vision. C'è il quarto, che è il posizionamento, e quindi vi sto dando una chicca per tutti voi che fanno marketing, molto importante. Il posizionamento, brand positioning, nasce dagli studi di O'Reilly e Jack Trout, secondo cui il marketing è una battaglia che si vince all'interno della mente del nostro cliente. Quindi non è una battaglia tra i nostri concorrenti, ma una battaglia all'interno della mente delle persone. E loro hanno individuato un modello mentale all'interno del nostro cliente, ma soprattutto lo possiamo vedere anche per noi, no? Che dice che nella nostra mente ci sono tre gradini. Solo il primo è rilevante. Perché tre gradini? Il primo è il leader del mercato, il secondo è il cosiddetto challenger, no? Il secondo brand, e il terzo è il follower. Ce ne potrebbero essere anche altri, però il più rilevante è il leader di mercato. Se io vi dicessi di pensare a una bevanda gassata, qual è la prima che vi verrebbe in mente? Lo sappiamo tutti, Coca-Cola. Coca-Cola è il leader di mercato delle bevande gassate. Se vi chiedessi di pensare a un'altra bevanda gassata, a cosa pensereste? Subito a Pepsi. Pepsi è il challenger, cioè quel brand che si batte con Coca-Cola per essere il leader, ma non ci riesce. E poi, se vi chiedessi invece un altro brand di bibite gassate, sicuramente non vi verrebbe in mente, perché ce ne sono talmente tante oltre questi due, dalla cola del Lidl, alla cola di Everspin, alla Virgin Cola, alla Redwood Cola, che però non hanno diciamo acquisito quella leadership all'interno della nostra mente, quindi non ce ne ricordiamo per niente. Quindi che cosa significa fare brand positioning? È importantissimo differenziarsi rispetto alla concorrenza e diventare rilevanti per la propria nicchia di mercato. Quindi l'obiettivo è di essere percepiti come diversi dagli altri in modo rilevante e che ci renda preferibili dai nostri clienti. Andiamo avanti, Fulvio. Ma certo! Voilà! Quindi, prima di tutto, prima di realizzare qualsiasi strategia, prima di utilizzare qualsiasi strumento, fare un video, ma anche fare un curriculum, noi dobbiamo rispondere a queste domande. Perché lo fai? Dove vuoi arrivare? Come fare per raggiungere il tuo obiettivo? Come ti differenzi dagli altri? Queste domande segnatele perché sono importantissime e vi assicuro che non sono banali. Per un'azienda rispondere a queste domande significa in questo modo uscire da quella che viene detta la battaglia dei prezzi e quindi valorizzarci. Che significa vincere la battaglia dei prezzi? La battaglia dei prezzi è quella che affrontiamo tutti i giorni, ossia vince chi fa il prezzo più basso. Ma chi fa il prezzo più basso avrà una leadership momentanea, nel senso che domani potrebbe arrivare un'altra azienda che fa un prodotto, un servizio che costa di meno del nostro, risolve il problema in un modo diverso dal nostro e quindi toglierci lo scettro. Quindi uscire dalla battaglia del prezzo è importantissimo per tutti e per farlo dobbiamo differenziarci per i nostri clienti, cioè farli percepire perché siamo diversi e perché risolviamo il loro problema in maniera efficace. Il compito del marketing è fare questo, stabilire il messaggio e la comunicazione poi declinerà il messaggio sui vari canali. Marco, però la birra non è una bevanda gassata, mi dispiace per te. Sì, devi sentirti diverso dalla massa, sì. Te lo dico con cuore. Marco, è il cattivo, cioè non è che noi, cioè in realtà noi forse ci siamo resi conto che in realtà avendo messo lui al fondo è un po' un gran premio della montagna, però siamo quasi arrivati, quindi è il cattivo e quindi Marco non prenderla sul personale, fa così anche con noi, guarda, non è disruptive in tutti i sensi. Bene. Allora, come misuriamo però gli effetti di tutte queste attività? Perché Richard Gere parlava di intendersene, di avere di più, ma cosa vuol dire avere di più? Ora, ci avviamo verso la conclusione di questa puntata. Allora, se noi consideriamo un prodotto visivo, possiamo dire che è un experience good che si apprezza dopo che si è fruito.
cosa vuol dire? Che se noi guardiamo un film ci appassiona mentre lo guardiamo, ma poi quello che fa la differenza è il ricordo, il fatto che poi lo vorremmo rivedere, piuttosto che ne parleremo bene o male ai nostri amici, per esempio. E la sua progettazione deve tenere conto delle possibili reazioni dei fruitori, perché il pubblico è la misura del successo del prodotto. Ora, volendo dare delle unità di misura, è un po' complessa, però proviamoci lo stesso. Allora, se noi consideriamo, diciamo, il cinema, cioè di solito si considerano gli incassi, il numero di biglietti venduti, e poi si possono fare delle proiezioni tra l'uscita nelle sale a quello che sarà poi l'incasso dalla vendita del noleggio tramite servizio di streaming, anche ai quei pochi superstiti di noleggio DVD, piuttosto che passaggi televisivi. Se noi consideriamo un video che gira sul web, è molto utile considerare le visualizzazioni. E a seguito delle visualizzazioni possiamo tenere in considerazione anche le reactions. Però teniamo presente una cosa. Noi possiamo guardare un video, ma non necessariamente possiamo mettere il cosiddetto like, dislike e la reaction, perché comunque mettere una reaction ci espone. E questo è molto molto importante. Ora passo la palla invece a Dario, perché è un po' alla base dell'inizio della nostra collaborazione, dare delle metriche che possano essere avere un percorso comune. Quindi Dario, come possiamo misurare? Assolutamente. Allora, io voglio un attimo riagganciarmi a una cosa bellissima che ha detto Alessio prima. Perché lo stai facendo? Quali sono i tuoi obiettivi? Cosa fai? E come lo fai in modo diverso dagli altri? Queste sono le domande che qualsiasi offerta di lavoro ci pone e sono esattamente le domande alle quali noi con il nostro curriculum dobbiamo rispondere. E se dovessimo misurare la bontà di un curriculum, come potremmo misurarla? Esattamente come un film. Deve essere un'esperienza positiva da apprezzare dopo che si è letta. E la sua progettazione deve tenere conto delle possibili reazioni del recruiter, perché i recruiter sono il nostro pubblico e il loro gradimento è la chiave del nostro successo. Se noi non creiamo un curriculum che comunica bene, risponde alle domande che ci fa l'offerta e quindi mette il recruiter nella posizione di trovarci interessanti, beh, se non lo facciamo il nostro curriculum sarà scartato. E adesso arriviamo, last but not least, al parere del cattivo. Allora, come si misura un'azione di marketing? Beh, c'è solo un modo per misurare un'azione di marketing, quello di analizzare le vendite, perché il fine di ogni azione di marketing è vendere di più. Ma allo stesso modo, quando facciamo un curriculum, stiamo vendendo la nostra persona. Quando facciamo un video, stiamo vendendo un prodotto, un servizio, qualsiasi cosa. Anche la nostra persona, perché il video curriculum adesso è utilizzato tantissimo. Però un'azione di marketing che cos'è? È un'esperienza good da analizzare dopo che si è eseguita, perché la sua progettazione deve tenere comunque conto delle reazioni del target. Loro sono il nostro pubblico e in base al loro gradimento noi capiamo se questa azione di marketing è andata bene o è andata male. Quindi ci sono degli step intermedi che ci sono all'interno del nostro funnel, no? Per chi sa di marketing capisce di cosa sto parlando, dove ci sono metriche intermedie da misurare che vengono decise di volta in volta. Però il fine di un'azione di marketing è solo uno, quello di vendere. Vendiamo noi stessi, vendiamo il nostro prodotto, vendiamo il nostro servizio. Ora siamo arrivati alla fine. Prima però di passare la parola a Dario, io era rimasta in sospesa una domanda di Daniela. E quello come si fa a emulare? Esatto, la leggiamo. Allora, come si fa ad emulare il carisma? Non è forse una dote quasi innata? Allora, proviamo a rispondere in tre a questa domanda. Allora, io ti dico una cosa, Daniela. Allora, il carisma è una cosa che c'è chi, un po' come tutte le cose, ha il dono, però può essere una cosa che può essere sicuramente coltivata. Un paragone calzante, a mio avviso, è un po' come la capacità atletica di una persona. Se da ragazzino fino ai 16 anni
bene o male hai una capacità atletica di correre veloce, di sollevare pesi, che è molto molto sviluppata, ma se poi non la coltivi non puoi partecipare sicuramente alle Olimpiadi. Quindi senti sicuramente parte avvantaggiato, però il carisma che cos'è? Il carisma è saper tenere le persone al cinema, non è semplice, non è detto che se uno è carismatico in un'attività lo sia anche in un altro contesto. Un esempio concreto, noi stiamo cercando di tenervi qui attaccati in questo webinar, ma come potete vedere io posso fare degli errori nella gestione della regia, impapinarmi, perché guardare questo puntino qui non è semplice, magari alle volte devo stare attento di non essere in camera se sono, diciamo, stanno tire, quindi ci sono varie cose che influiscono. Però secondo me si dovrebbe un po' ragionare su quello che vi ha raccontato soprattutto Alessio nell'ultima parte, ossia fermiamoci un attimo e ragioniamo dove vogliamo andare. Nella prima parte vi abbiamo suggerito di analizzare chi siete e che cosa volete. Poi vi abbiamo raccontato alcune chicche e poi Alessio vi ha introdotto in quella che può essere l'analisi di che cosa, dove state andando e che cosa volete fare. Giocate, poi lo vedremo nelle prossime lezioni, però giocate veramente, guardatevi, sembra una scemenza fare una simulazione, ma guardate, parlate allo specchio, provate a ripetere ad alta voce, perché finché le cose rimangono qua dentro, però se voi riuscite a tirarle fuori, come dire, potete anche, cioè è già una valvola di sfogo, non è una cosa che vi rimane dentro. Quindi io il consiglio che vi posso fare è: le cose che vi abbiamo indicato stasera, sperando che siano state di vostro gradimento, provate un attimo a giocare, a metterle in pratica, ma anche così per scherzo, magari mentre siete a casa con le persone care, piuttosto che con i vostri amici davanti a una birra, nel senso. Il tirare fuori le cose, anche metterle nero sul carta, è già il primo passo, è un po' come per dire, c'è una metafora che ho visto in una galleria d'arte scritta in un quadro, no? Ho avuto grandi idee seduto sul divano, ma solo alzando il culo le ho realizzate. Iniziate a tirarle fuori dalla testa e così si innesta una cosa. Non so il buono e il cattivo cosa ne pensano di queste brutte suggerimenti. Allora, Daniela chiedeva se fosse come il talento. Beh, diciamo che il carisma come il talento sono due cose che vanno di sicuro innaffiate bene, allenate, come diceva Fulvio, e soprattutto ci riportano a quel concetto che abbiamo esposto all'inizio del nostro webinar, cioè il fatto che l'autorealizzazione deve sempre tenere e portarsi dietro anche la serenità. Se uno è sereno è di sicuro carismatico, e se uno è sereno potrà anche autorealizzarsi, potrà in sostanza creare la sua favola e riuscire a raccontarla agli altri. Quello è il carisma, riuscire, come diceva Fulvio, a tenere la gente al cinema. Si può allenare questa capacità? Sì, così come il talento si può allenare anche il carisma. Ripeto il concetto che ho espresso prima: corpore sano, in mens sana. Tu, Alessio, che tu cosa ne pensi? Tu che ridi sotto i baffi, che hai più capelli di noi, cosa ne pensi? Io sono molto d'accordo con voi e da persona che negli anni è cambiata e ha superato molti dei suoi limiti, io sono quindi fan dei processi. Cioè, ci sono persone che nascono carismatiche, ma ci sono persone che magari lo diventano, e per diventarlo però non si parte da qualcosa di stabilito, ma lo si fa stabilendo un percorso, cioè si fa un percorso in cui noi ci alleniamo e diventiamo sempre più carismatici. Certo, non succede da un giorno all'altro, c'è bisogno di tempo, c'è bisogno di allenamento, c'è bisogno di passione, c'è bisogno di vedere l'obiettivo chiaro davanti ai nostri occhi e di raggiungerlo. Però, secondo me, anche
quella che è la mia esperienza personale, sia di lavoro che di vita. Se abbiamo un obiettivo e ci alleniamo per raggiungerlo, prima o poi ci arriveremo e andremo anche oltre i nostri limiti, che è importantissimo, spingersi sempre oltre i nostri limiti. Sempre più in alto, come diceva Mike Buongiorno. Allora, Dario, a te, anzi no, aspettate un attimo perché è arrivata una domandona di Daniela. E se si sbaglia obiettivo, Alessio, questa è per te. Beh, se si sbaglia obiettivo, si cambia. C'è sempre una seconda possibilità. Io penso che non è una cosa che si sbaglia l'obiettivo. Secondo me si prende una strada, si cammina e poi durante il nostro percorso ci si rende conto che magari siamo andati fuori strada. Ma nulla ci vieta di tornare indietro o di cambiare strada, quindi bisogna sempre darsi il tempo, bisogna darsi la possibilità di sbagliare soprattutto, perché è dall'errore che nasce qualcosa di nuovo, che ci miglioriamo e che diventiamo delle persone nuove. Quindi si sbaglia obiettivo, bene, sappiamo dove non dobbiamo andare. Io sempre così ragiono, nel momento in cui sbagliamo, ok, non andiamo verso quella direzione ma andiamo in un'altra direzione, quindi aggiustiamo la mira e ricominciamo. Ecco, io su questo poi lascio la parola a Dario. Allora, ricordiamoci un po' l'esempio di Rocky. Allora, Sylvester Stallone ha ricevuto una quantità di rifiuti da parte delle major cinematografiche che avrebbe veramente distrutto chiunque, però non si è mai dato vinto. Logicamente, a un certo punto bisogna capire laddove si può mollare oppure si deve cambiare. E soprattutto è una cosa che ad esempio diciamo è molto in voga tra i vari grafici e che videomaker è quella di e poi lo vedremo, è quella di creare diciamo una sorta di libreria di archivio. Se qualcosa non ha funzionato per un cliente o non ha funzionato diciamo in una relazione, in una trattativa, probabilmente potrebbe funzionare per qualcun altro, quindi cerchiamo sempre di analizzare a mente fredda come è andata e cerchiamo di capire se da quegli errori o anche da quella vittoria possiamo recuperare qualcosa per cercare di farlo meglio e quindi renderlo anche replicabile in qualche modo. Allora, Dario, a sì, te dico... conclusioni. Dico due cose su se si sbaglia obiettivo. C'è una cosa che in Italia sembra vietata, fallire. Sappiate una cosa, in America se un imprenditore non è fallito almeno 10 volte non è considerato un imprenditore di successo. E chiudo ricordandovi che la settimana prossima, il 14, sempre alle 18:30, parleremo di come cercare lavoro e di come costruire un curriculum efficace per riuscire ad ottenere quel lavoro. Che detta così sembra una missione dei supereroi, però avete a fianco a me, insomma, sono il vostro decimo uomo. Bene ragazzi, e il decimo uomo non sbaglia mai. Siamo decimi uomini noi, no? Cioè, possiamo chiamarci... Sì, ma vabbè, dai, adesso non esageriamo, siamo... Allora ragazzi, rimaniamo in contatto. Allora, se avete delle domande potete scrivere a questi mail buono, brutto, cattivo, @ come trovare lavoro in Italia.it. In alternativa potete scrivere anche commentare sulla nostra pagina Facebook, che dove vi siete collegati adesso, oppure, chicca tra le chicche, speriamo di farvi cosa gradita, potete anche iscrivervi al nostro gruppo diciamo che abbiamo creato, il buono, il brutto, il cattivo di Masterclass. In questa pagina è possibile avviare una discussione in maniera assolutamente tranquilla, perché la nostra idea è quella di creare un ambiente tranquillo e non bullizzato. Tra l'altro adesso trasmettiamo questo commento di Giovan Maria Rocchitta. Mi ricorda la storia di Edison che tentò 10.000 volte prima di inventare la lampadina e tra l'altro dice, lui era solito dire, io sono uscito una volta ma ho fallito altre 10.000 volte. Allora, parliamoci chiaro. Se voi avete dei dubbi, possiamo anche appunto in questi gruppi discuterne.
Ma questo perché? Perché comunque è molto importante anche avere un dialogo sereno. Per questo motivo sentitevi liberi di scriverci e anche nei gruppi di discussione su Facebook non abbiate paura di scrivere. Noi provvederemo comunque a moderare, non tanto per censurare, ma per prevenire quegli atteggiamenti sui social che potrebbero, diciamo, in questo caso far perdere la motivazione. Siamo tre persone che all'inizio della pandemia hanno preso delle belle facciate, ne abbiamo prese durante l'attività lavorativa come anche personale e sicuramente ne prenderemo ancora, anche se si spera certo, se sempre di ridurre. Quindi Dario, a te la cerimonia di chiusura. Sì, siccome ho iniziato chiedendo quale fosse la sensazione che chi ci stava seguendo ricordava della prima volta al cinema, voglio chiudere con una storia, che poi sarà anche la storia che introdurrà il prossimo webinar che io farò. Ed è questa. Ci sono due monaci, un vecchio e un novizio, che stanno ritornando al loro monastero. Siamo in Giappone, quindi immaginatevi due monaci molto tranquilli, molto lenti. Però il giorno sta piovendo a dirotto, si creano fiumi di fango intorno a loro e vicino a un fiume di fango i due monaci trovano una ragazza, una bellissima ragazza, che non riesce ad attraversare uno di questi fiumi di fango. La ragazza chiede aiuto ai monaci. Solo il monaco più vecchio ha il coraggio di abbracciarla, di prenderla in braccio e di aiutarla ad attraversare il fiume. Mentre stanno ritornando al loro monastero, il novizio non ce la fa più, sbotta e dice al vecchio monaco: ma com'è possibile? Come ti sei permesso? Noi monaci non dobbiamo avvicinarci alle belle ragazze, non possiamo toccarle, non sono cose da fare per un monaco. Il monaco più vecchio gli risponde così: io l'ho lasciata là, tu te la stai ancora portando dietro. Grazie Dario. Ragazzi, a voi. Ringraziamo Dario, vi ringraziamo per l'attenzione e che dire? Ci rivediamo. Nel frattempo, se avete domande, vi abbiamo lasciato i contatti, quindi fuoco alle polveri. Grazie a tutti e buona serata. Ciao. Alla prossima. Ciao. Ciao ragazzi. Ciao.